Il Papa continua ad accompagnare i fedeli con la sua presenza e la sua preghiera nella messa mattutina a Santa Marta, nel giorno in cui la Chiesa festeggia San Giuseppe, rivolge il suo primo pensiero agli ultimi detenuti, il cui isolamento si moltiplica nel tempo del coronavirus. Preghiamo oggi per i fratelli e le sorelle che sono in carcere. Loro soffrono tanto per l'incertezza di quello che accadrà dentro del carcere. Poi l'omelia tutta dedicata allo sposo di Maria, uomo giusto e di fede a cui Dio affida il compito di educare suo figlio. Un falegname, racconta il Papa, capace di lavorare il legno ma anche di entrare nel mistero, il santo a cui deve guardare la Chiesa di oggi. Quando la Chiesa perde la possibilità di entrare nel mistero, perde la capacità di adorare. La preghiera di adorazione soltanto può darsi quando si entra nel mistero di Dio. Infine, il Papa esorta alla comunione spirituale durante il tempo della pandemia con una preghiera intensa. Ai tuoi piedi, o mio Gesù, mi prostro e ti offro il pentimento del mio cuore contrito, che si abissa nel suo nulla e nella tua santa presenza. Ti adoro nel sacramento del tuo amore. Desidero riceverti nella povera dimora che ti offre il mio cuore.